Buongiorno. Allora, il tema è Ribera a Roma e la seconda generazione dei Caravaggeschi. Questo tema della mia comunicazione mi sta particolarmente a cuore e credo di averlo più volte evidenziato in diversi miei scritti, a cominciare dall'articolo su Cahiers d'Histoire de l'Art del 2003 e poi nel saggio della mostra milanese del 2005, nella monografia del 2007 e infine qui nel catalogo della mostra attualmente in corso. Mi riferisco naturalmente alla funzione centrale e protagonistica avuta da Ribera nell'ambiente artistico romano di impronta naturalistica durante il secondo decennio. Un'influenza che si rifletterà anche durante il terzo, malgrado Ribera fosse già a Napoli dall'estate del 1616. Con tale funzione si devono e si dovranno fare i conti da quando Ribera, e lo dico fra virgolette, è tornato a Roma. Perché prima, quando del pittore si conoscevano 6 o 7 dipinti che potevano essere ricondotti al soggiorno nella città pontificia, la sua figura non era mai stata indicata come decisiva per le sorti del panorama artistico dell'urbe. È dal 2002, dunque, che si è cominciato a fare i conti con questa nuova situazione e ammetto che, così come sono stato io a restituire una nuova fisionomia a Ribera Romano, per ora sono sempre solo io, almeno da quel che mi risulta, a insistere sulla sua straordinaria importanza sullo sviluppo della pittura di matrice naturalistica a Roma fra secondo e terzo decennio. E ho cercato di dimostrarlo con i fatti, con le date, con la precocità di questi risultati del pittore spagnolo che sono avanti, almeno stando ai dati documentari in nostro possesso, sono avanti a tutti gli altri risultati conseguiti dai pittori di stanza a Roma in quel momento. E più volte mi sono rammaricato e stupito che ancora a 9 anni dal mio primo articolo del 2002, quello diciamo così rivoluzionario, si abbia ancora una certa renitenza a considerare Ribera, non dico il protagonista del secondo decennio, quale peraltro io penso che sia stato, ma almeno ad inserirlo fra le figure di spicco dell'ambito cosiddetto caravaggesco, quando invece si continua sempre ad elencare, in contesti divulgativi ma anche di maggior approfondimento, i soliti nomi di Carlo Saraceni, di Bartolomeo Manfredi, di Orazio Gentileschi, di Valentin, che importanti sicuramente furono, ma, e non credo di sbagliare, non quanto Ribera. Così come stupisce che in ormai quasi un decennio la figura del Ribera romano, la cui consistenza appare anche a chi non ne ha accettato del tutto l'intero corpus fondamentale, non abbia stimolato qualche giovane studioso all'università o appena uscito dall'università a buttarsi anima e corpo in qualche ricerca che possa riguardare soprattutto i temi del collezionismo dei dipinti di Ribera, dello scandaglio documentario riguardo alla sua biografia, ma anche l'analisi delle nuove iconografie proposte dallo spagnolo. Lo ripeto da tempo, la complessità del linguaggio di Ribera e la sua novità, l'intreccio che si può intuire con i suoi committenti e collezionisti, dovranno essere trattati a livello di studi alla stregua di quanto si va facendo ormai da anni con Caravaggio, nei confronti del quale si sono avuti molti risultati proprio su tali piani. E anche questa conclusione sembra suggerita dalle parole di Giulio Mancini, che, come avrà visto chi ha letto il catalogo della mostra, più volte mette a confronto Ribera con Caravaggio, da pari a pari. Addirittura il biografo riferisce quello che doveva essere un pensiero e un giudizio
comuni a Roma a metà del secondo decennio, cioè che era, parole del Mancini, comune opinione che del colorito Ribera sia stato più padrone che Caravaggio. Una delle obiezioni che si potranno fare riguardo all'importanza pubblica dell'esperienza di Ribera è il fatto che allo Spagnolo non risulta essere stata assegnata una pala d'altare in una chiesa romana. Se questo è vero, ciò certamente non dovette limitare il successo e la diffusione delle sue novità nell'ambiente artistico. Azzardo anche un'ipotesi. Non è escluso che la mancanza di commissioni pubbliche potesse derivare dalla probabilmente notoria inaffidabilità del personaggio, che non doveva rispettare le scadenze e, come risulta dai referti biografici, non era raro che ottenesse anticipi senza poi consegnare i dipinti. D'altra parte, l'ambiente che le poteva apprezzare, cioè i collezionisti e i committenti legati al giro della pittura naturalistica di impronta caravaggesca, non dovevano essere particolarmente impressionati se un pittore stava in una chiesa o meno. Inoltre, i cosiddetti caravaggeschi, rispetto ad esempio ai pittori di altre scuole come i fiorentini o i bolognesi, con difficoltà approdavano sugli altari. Ad esempio, se Honthorst trovò sicuramente anche un successo di questo tipo, alcuni degli artisti della cerchia che oggi giudichiamo più rappresentativi, come Cecco del Caravaggio o Bartolomeo Manfredi, non ebbero mai l'onore di vedere un loro dipinto su un altare romano. Né Regnier, né Tournier, né Vignon. E Cavarozzi e Valentin dovettero aspettare il terzo decennio per approdarvi, e così pure Vouet. Mentre anche Artemisia non avrà tale onore. Riminaldi penò duramente senza riuscire a sistemare la sua pala col martirio di Santa Cecilia su uno degli altari del Pantheon. D'altra parte si potrebbe anche ipotizzare, e credo di non essere lontano dal vero, che se Ribera fosse rimasto a Roma nel 1617 e non fosse cioè partito per Napoli l'anno prima, Pietro Cossida avrebbe affidato a lui l'esecuzione dei dipinti della sua cappella in San Pietro in Montorio che, come è noto, furono realizzati da Baburen e da De Haen. Il successo eccezionale di Ribera è documentato da una serie di elementi, primo fra tutti il referto del Mancini, che ancora ci soccorre nell'illuminarci sulla carriera del pittore. Il biografo infatti afferma che Ribera avrebbe potuto guadagnare anche 4 scudi al giorno se non avesse perso tempo dietro ai suoi vizi e non avesse riempito le sue giornate di bagordi. Segno che le commissioni erano a getto continuo. Già i dati in nostro possesso, ma sicuramente altri ne emergeranno, confermano un grande numero di committenti e collezionisti che si contendevano i dipinti del pittore. 13 opere sono registrate nell'inventario di Vincenzo Giustiniani nel 1638, di cui 3 erano già presenti in quello post mortem nel 1621 di suo fratello il cardinale Benedetto Giustiniani. E poi quadri dipinti per Scipione Borghese, per Pietro Cossida, come si è detto, per Giovan Battista Bolognetti, per i Lancellotti, per i Savelli, per Giulio Mancini, per il cardinal Cobelluzzi, nonché per Giulio Monterenzi e per Pietro Campori. E poi a tutto questo si deve aggiungere chiaramente l'amicizia con Mario Farnese, che è alla base probabilmente anche del trasferimento a Parma. Infine, il successo, direi clamoroso, di Ribera è testimoniato dal numero di opere che sono già in nostro possesso e molte altre, fra cui quelle che mancano all'appello nei documenti, potranno riaffiorare. Quasi 60 ormai imputabili al periodo romano del pittore. Un numero davvero consistente di dipinti, giustificabile da una parte
dalla velocità documentata con cui Ribera eseguiva i suoi quadri, dall'altra dall'evidente richiesta di quei quadri, altrimenti non credo proprio che il pittore avrebbe dipinto per se stesso. La novità che Ribera introduce a livello di linguaggio e di iconografie saranno determinanti sull'ambiente artistico contemporaneo. La retrocessione cronologica dei dipinti attribuiti al maestro del giudizio di Salomone fa sì che tali opere siano state eseguite, secondo la mia ricostruzione proposta in modo completo e sulla quale non ho cambiato idea, nella monografia del 2007 e di nuovo nel saggio in catalogo di questa mostra. Dicevo che queste opere, a mio avviso, sono state eseguite a cominciare dal biennio 1609-1610 e si conclude naturalmente questa produzione con i primi mesi del 1616. Seguendo la mia ipotesi evolutiva, tele come il giudizio di Salomone, la serie degli apostoli, quella che io definisco minore per le dimensioni dei supporti, qui vedete appunto il San Tommaso di Budapest, qui il San Matteo che è in collezione privata a Parigi, il San Giacomo che è qui in collezione a Madrid, e questo frammento probabilmente di un San Pietro che secondo me fa parte della stessa serie ed è in collezione Kelliker, e il quinto elemento è questo Redentore che ho trovato a Nivillac, nella parrocchiale di Nivillac in Francia. Questi cinque elementi fanno parte appunto di questo apostolato minore per dimensioni, insomma. Quindi il giudizio di Salomone, questi apostoli e la Susanna con i vecchioni potrebbero collocarsi prima o intorno al soggiorno parmense del 1611. A ridosso, secondo me, è anche la prima versione della negazione di San Pietro, quella oggi a Napoli presso la Certosa di San Martino, un soggetto questo che Ribera inaugura per primo unendo insieme la scena della negazione al tavolo dei giocatori, con una sola soluzione che avrà larghissima fortuna fra gli artisti del secondo e del terzo decennio a Roma. Fra il 1612 e il 1613 potrebbero stare i formidabili capolavori costituiti dalla serie maggiore degli apostoli, quella Cossida, dove figure a tre quarti, isolate, occupano lo spazio del supporto con una prepotenza e un impatto sullo spettatore che non si erano mai visti prima. Li passiamo in rassegna velocemente. Il San Bartolomeo, questi fanno parte della collezione Longhi, della Fondazione Longhi, ed erano quelli storicamente riconosciuti al maestro del giudizio di Salomone. Il San Filippo, il San Mattia, San Tommaso e San Paolo. A questi ho aggiunto il San Pietro, che si trova in collezione Kelliker, o almeno si trovava, il San Matteo, e i due che si trovano presso il Museo di Capodimonte, il San Giuda Taddeo e il San Simone. Infine ho potuto ancora aggiungere, perché le ho ritrovato in collezione privata, il bellissimo San Giacomo. Quindi adesso siamo a 10 elementi della serie Cossida recuperati. Mancano probabilmente Sant'Andrea e San Giovanni Evangelista e il Redentore. Sempre in questi anni 12-13 si data, secondo me, il Mendicante Borghese, un'opera audacissima, simile nell'impianto agli Apostoli, ma in questo caso ad essere protagonista è un umile mendicante, ed è realmente la prima volta che ciò succede in un dipinto, appartenente peraltro all'uomo più potente di Roma, cioè Scipione Borghese. Quindi anche questa è una scelta veramente coraggiosa sul piano iconografico.
E ancora in quel giro di anni, fra il 1612 e il 1613, si situa, secondo me, anche un'opera di vertiginosa novità, dall'impianto tumultuoso tellurico, come il Cristo fra i dottori giustiniani, oggi all'Angra. Negli anni successivi, fra il 1613 e il 1614, colloco un altro grande capolavoro, la liberazione di San Pietro della Galleria Borghese, e anche, a mio avviso, la monumentale resurrezione di Lazzaro del Prado, un'altra scena orizzontale, movimentata e inquieta, che costituirà un importante modello, soprattutto per quanto riguarda il suo svolgersi sinfonico, però già più quieto e largo rispetto al dipinto di Langres col Cristo fra i dottori. E ancora, in questi anni, intorno al 14, la serie dei padri della Chiesa, di cui sicuramente fa parte il San Gregorio Magno della Galleria Barberini a Roma e forse anche il Sant'Agostino di Palermo. Queste figure sedute, con un taglio a due terzi in verticale, sono un'altra iconografia che Ribera mette a punto, fornendo modelli di grande forza espressiva e che trova altri prototipi fondamentali nell'origine giustiniani, oggi a Urbino, e nel San Gerolamo di Toronto, verosimilmente il dipinto acquistato da Giulio Mancini nel 1615. Che quindi è uno dei pochi dipinti che su questa traccia potrebbe avere un riferimento cronologico più o meno certo. Grande attenzione il pittore dedica poi al tema della disputa fra San Pietro e San Paolo, un tema che Ribera fra gli anni romani e l'inizio del soggiorno napoletano, dove forse viene già eseguita la versione di Strasburgo, visita ben quattro volte. E anche su questo forse ci sarebbe forse da fare anche una riflessione iconografica per chi appunto è più versato su questi temi, perché l'introduzione del tema della disputa per quattro volte non sembra casuale. Insomma, ecco, qui abbiamo i due. Qui viene raffigurata appunto in due quadri separati, ed sono i due quadri di Cosenza che sono esposti anche in mostra, e questo è invece il quadro che ho recuperato adesso presso le Gallerie Fiorentine ed era esposto alla mostra di Firenze l'anno scorso. E poi in questi ultimi anni romani compare anche un tema che avrà enorme fortuna, soprattutto a Napoli, quello dei filosofi, già evocato dal citato Origene, ma in particolare visitato, ecco, questa era l'altra versione chiaramente di Strasburgo, sempre del San Pietro e San Paolo, e parlando di appunto l'Origene di cui si è detto, e ecco, anche questo profeta, appunto però filosofo, potrebbe essere anche questo una raffigurazione di un filosofo. Siamo sempre quindi in anni precoci a Roma, e quindi il tema dei filosofi probabilmente nasce già a Roma, ecco, e che poi avrà grande fortuna a Napoli con anche nelle epoche successive. E soprattutto c'è questo interesse per la raffigurazione di Democrito e Eraclito, di cui abbiamo sicuramente almeno due coppie di dipinti documentati. Questo è il Democrito già a Corsini. E poi anche in questo quadro di Saint-Omer con questi due filosofi disputanti. Anche questo dipinto, diciamo, difficile decidere, ma comunque intorno al 16-17 fra Roma e Napoli. Del 1615 circa è la seconda versione della negazione di San Pietro, quella conservata presso la Galleria Corsini di Roma e quella che probabilmente dovette costituire il modello, visto il livello di equilibrio e di perfezione compositiva che Ribera vi raggiunge. Un modello per le numerose versioni che di questo soggetto forniranno i pittori di orbita naturalistica operanti a Roma fra il secondo e terzo decennio. Infine, al termine del soggiorno romano, Ribera esegue ancora per Cussida la serie dei sensi.
separando le cinque immagini in cinque quadri distinti e fornendo di ogni soggetto un'interpretazione inedita, senza cercare le gradevolezze che il tema sovente aveva evocato, ma ancora una volta proponendo immagini di forte realismo, dove però la pittura è divenuta più preziosa, più compatta e unita, e ha perso un po' la foga violentissima che animava la serie degli Apostoli e il Cristo fra i dottori. Allora ripassiamoli in rassegna, questo è il Tatto di Pasadena, la vista di Città del Messico, l'Olfatto che è qui a Madrid, il Gusto di Hartford e l'Udito, purtroppo un quadro molto rovinato che è in collezione Kelliker. E dicevo appunto, qui si tratta di una pittura più unita e compatta che ha perso un po', ecco, questa irruenza e questa, anche proprio a livello di pennellata, che c'è appunto invece nei quadri precedenti, quelli dell'inizio del secondo decennio, cioè gli Apostoli, Cossida. E Cristo fra i dottori. È questo l'anticipo? L'anticamera del Ribera napoletano, cioè il Ribera dei sensi, è l'anticipo del Ribera napoletano, che nel volgere di pochi mesi trova un definitivo assestamento sull'onda appunto di un raggiunto equilibrio stilistico raffinato, di un tocco pittorico senza errori e sbavature. In questo approdo napoletano riconosco anche però la perdita di quella meravigliosa irruenza, di quel clamoroso trovarsi, capolavoro dopo capolavoro, di quella evoluzione senza sosta e senza respiro che contraddistingue gli anni romani e contraddistingue anche la giovinezza di un genio. Spero che questo rapido excursus sia stato sufficiente per mettere a fuoco la precocità e la fondamentale importanza di queste nuove iconografie, piene di potenza pittorica, proposte da Ribera durante la prima metà del secondo decennio sull'ambiente romano e non solo. In tale contesto appare chiaro come Ribera diventi un punto di riferimento e credo che non si debba esitare a considerarlo, come in qualche modo lasciavano trasparire le parole del Mancini, un successore, una sorta di riformatore del Caravaggio e del suo linguaggio, che viene arricchito da soluzioni inedite di grande successo e diffusione. Insomma, sono convinto, lo ribadisco come ho già fatto nel catalogo di questa mostra, che le generazioni di nuovi artisti votati al naturalismo arrivate a Roma durante il secondo decennio, guardassero piuttosto a Ribera e ai suoi aggiornamenti che a Caravaggio stesso. Guarderanno certo anche a Manfredi e ai suoi soggetti conviviali, anche a Hontorst, ma se riflettiamo sulle date, vedremo che lo spagnolo è avanti a tutti. Se si passano in rassegna le date in nostro possesso relative ai pittori di stanza a Roma, in particolare quelli arrivati durante il secondo decennio o che durante il secondo decennio trovano la loro svolta linguistica, si vedrà che con i dati che oggi abbiamo, già passati in rassegna poco fa con la cronologia dello spagnolo che io propongo, sarà difficile negare la priorità cronologica di Ribera. Cominciamo dunque da Manfredi, la cui cronologia è comunque irta di difficoltà. Abbiamo traccia sicura dei suoi soggetti conviviali e delle sue grandi scene orizzontali intorno al 1618. Mi riferisco naturalmente alle due tele perdute degli Uffizi con i giocatori di carte, eccolo, perduti nel 93 in occasione dell'attentato agli Uffizi, con questo ai giocatori di carte e questo è il concerto, che appunto dovrebbero datarsi intorno al 18, perché vengono citati, verosimilmente si tratta di questi dipinti, in una lettera di Giulio Mancini al fratello Deifebo, che è appunto una lettera del 1618. Mentre le altre due tele, per fortuna superstiti degli Uffizi, cioè il tributo della moneta e il Cristo fra i dottori, questo è il Cristo fra i dottori e questo è il tributo della moneta, saranno da datare più tardi verso il 1620.
Anche la sua negazione di San Pietro di Braunschweig non può, a mio parere, datarsi prima del 1615 e secondo me questa immagine risente di già dei prototipi di Ribera. Secondo me non può datarsi prima del 615 perché rimane un parametro cronologico certo lo sdegno di Marte dell'Art Institute di Chicago, che è sicuramente del 1613, come hanno potuto definitivamente stabilire i ritrovamenti documentari di Michele Maccherini. Un quadro, lo sdegno di Marte, probabilmente dipendente dal perduto dipinto di Caravaggio eseguito per il Cardinal del Monte e richiesto appositamente simile a quello da Giulio Mancini. Ma per quanto ci è dato giudicare, non potendo più visionare l'opera del Merisi di cui non resta peraltro alcuna traccia iconografica, l'opera del Manfredi è tornita e liscia, con echi ancora roncagliani nella figura di Venere, i personaggi che riempiono la scena con il nudo di amore esibito e definitissimo come in un quadro di Cecco. Siamo dunque ben lontani dagli esiti medicei, cioè dalle tele che abbiamo visto prima, no? Ecco. E anche dal quadro di Braunschweig, che dovranno essere sistemati almeno 5 o 2 o 3 anni dopo, rispettivamente. La svolta di Cavarozzi, attestata dal San Gerolamo con due angeli della Galleria Palatina di Firenze, si colloca non prima del 1616. L'opera viene pagata nel marzo del 17, come sappiamo ormai dal 1991. Cavarozzi è sicuramente uno degli esempi più significativi per verificare l'importanza avuta da Ribera nel contesto romano e su di lui, perché risulta evidente come il linguaggio del pittore spagnolo, in questo caso più il linguaggio che le sue novità iconografiche, sia stato determinante per attivare la svolta a cui assistiamo nel percorso del pittore viterbese intorno al 1616. Se confrontiamo opere di Cavarozzi precedenti a quella data, come queste versioni del Lamento di Aminta, questa è quella in collezione privata che un tempo era Matthiessen, e questa invece questa l'ho ritrovata io ed è in collezione privata in Italia, o la Disputa di Santo Stefano, che anche questa è in collezione privata, o anche il bellissimo San Giovanni Battista della Cattedrale di Toledo, si vedrà come in esse sia ben lontano un contatto con Ribera e come il pittore mostri semmai un rapporto col Caravaggio degli anni giovanili, quelli in chiaro, ma anche con Cecco del Caravaggio e con l'ambiente gentileschiano. Il grande salto che il pittore fa con il meraviglioso San Gerolamo con due angeli di Firenze mostra un pittore maturato nella direzione di un linguaggio più complesso, crepitante, di un naturalismo robusto e raffinatissimo, di un livello di pennellata straordinariamente ricco, corposo e controllato allo stesso tempo. Alla recente mostra su Caravaggio e Caravaggeschi a Firenze, dopo diverse riflessioni, ho consegnato a Cavarozzi la bellissima Liberazione di San Pietro della Galleria degli Uffizi, dopo che a lungo sono stato dibattuto fra la paternità del Viterbese e quella di Ribera. Così anche il quadro degli Uffizi mostra, a mio avviso, come Cavarozzi mirabilmente reagisca alle novità riberesche, e in questo caso egli sembri anche aver visto, nella figura del San Pietro inginocchiato, il San Pietro in lacrime di Osuna. L'evoluzione di Cavarozzi in questa direzione, di un compatto naturalismo il più sofisticato sul piano pittorico che si potesse vedere a Roma alla fine del secondo decennio, si riflette anche nelle composizioni con le Sacre Famiglie, come lo Sposalizio di Santa Caterina del Prado o per esempio la Sacra Famiglia della Pinacoteca Albertina di Torino. Se si isolano alcuni particolari, come le figure di San Giuseppe o alcuni brani come i Bianchi Bellissimi dei Lini,
Si vedrà come la lezione di Ribera debba essere stata essenziale per questa eccezionale evoluzione del pittore viterbese. Le prime opere di Valentin, per quanto sia difficile situarle, non sono collocabili a prima del 1615-16. Il riferimento a Ribera si riflette tutto nelle sue versioni della negazione di San Pietro. Non dimentichiamo che la negazione di San Pietro della Galleria Corsini di Ribera per lungo tempo è stata considerata dipendente da Valentin e inizialmente Longhi aveva anche pensato di potervi riconoscere. Adesso è evidente come la direzione delle influenze si ribalti. Fu dunque Valentin a rimanere impressionato dal grande prototipo di Ribera che, come si è visto, dovrebbe essere stato eseguito intorno al 1615. Certe figure, come quella della serva, presenta addirittura dei tratti somatici che si confanno anche alle figure di Valentin. Ecco, questa è la negazione di San Pietro giovanile di Valentin che si trova alla Fondazione Longhi, almeno viene datata sempre insomma intorno al 18-17. Questa è la negazione di San Pietro del Museo Pushkin. Ma anche nella precoce incoronazione di spine di collezione privata pare di cogliere elementi di raccordo con Ribera, magari con il suo Cristo deriso, che c'è noto solo da una fotografia in bianco e nero e che ancora non è riemerso. Anche questo faceva parte del gruppo del Maestro del Giudizio di Salomone. Così come il San Paolo del Musée des Beaux-Arts di Rouen, recentemente riconosciuto da chi vi parla come opera di Valentin, nella sua monumentale cascata di panni e nel suo occupare lo spazio del supporto con forza e fierezza, sembra rimandare agli irripetibili prototipi di Ribera, ai suoi apostoli, ai suoi padri della Chiesa, alle sue composizioni con San Pietro e San Paolo. Così come il movimento che agita le scene orizzontali di Valentin, si guardi ad esempio ai soldati che giocano a carte e a dadi di collezione privata francese, per fare un esempio fra i molti che si potrebbero citare, sembra essere debitore di quella scena cardine, rivoluzionaria e inusitata, messa a punto molto precocemente, a mio avviso, intorno al 12-13, da Ribera nel capolavoro Giustiniani. Beh, non c'ho le foto, ma l'ho fatta vedere molte volte, con il Cristo fra i dottori. Altre priorità. Su Nicolas Tournier, la cui bella negazione di San Pietro del Prado, che appartiene ormai al terzo decennio, potrebbe dipendere da altre dipendenze, da quella originaria della Galleria Corsini. Ma il tolosano potrebbe anche aver avuto negli occhi direttamente quel grande prototipo, oppure quello ugualmente di Ribera, a mio avviso, è già citato, della Certosa di San Martino. Quanto a Simone Vouet, la sua buona ventura della Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma, così pauperistica nell'approccio e così proiettante sul primo piano questi poveri gaglioffi, è ancorata al 1617. Anche in questo caso il grande francese, ai suoi primi passi romani, sembra fondere la vecchia ma sempre fruttuosa lezione di antiveduto grammatica con la novità sconcertante del dipinto borghese di Ribera, dove un povero mendicante diventa protagonista unico di una composizione. Quanto a Vignon, nella serie dei padri della Chiesa, separati come in questa tela che è segnalata a Toledo, o insieme come nel quadro di Palazzo Koch a Roma, fino alle nozze di Cana Giustiniani, già a Berlino, distrutto nel 1945, è evidente il suo debito verso Ribera, specialmente verso le grandi scene orizzontali proposte dal maestro spagnolo, ma anche nei confronti dei suoi apostoli e dei suoi santi solennemente proiettati sul primo piano. Appunto, si può abbastanza. Ecco.
e nessuno di tali quadri del Vignon del francese potrà datarsi a prima del 1615. Pure il maestro dell'incredulità di San Tommaso, sia egli o non sia Jean Ducamps, come ormai penso sempre più sicuramente, non può avere realizzato i suoi apostoli, questo è San Matteo, San Paolo, e questo dovrebbe essere San Giacomo, mi sembra, il suo Cristo fra i dottori, prima della fine del secondo decennio. Intorno al 1920 si data del resto l'arrivo di Jean Ducamps a Roma. Il grande maestro anonimo, del quale ormai si contano almeno 40 numeri di catalogo, segnala contatti con Cecco del Caravaggio, con Tournier e Valentin, con i quali dialoga durante il terzo decennio, ma emerge chiaramente la dipendenza di Ribera se si guardano questi apostoli, che sembrano direttamente esemplati sulla serie Cossida, o le due negazioni di San Pietro, della Pinacoteca di Macerata e del Piemonte della Misericordia a Napoli. Pure se Rodine non può avere realizzato prima del 17 le palette della parrocchiale di Ascona, con l'invito ad Emmaus e la chiamata dei figli di Zebedeo, che ora dichiarano, da quando Ribera è tornato a Roma, un ingrediente fondamentale per il debutto del ticinese. In quella imminenza sul primo piano, in quella severità di impianto, nell'inquietudine che pervade i personaggi, nella solennità monumentale dei panneggi che vestono le figure. Esse si daterebbero al 1617, secondo la mia ipotesi cronologica, che vede nascere il pittore di Ascona nel 1594, ipotesi non da tutti condivisa. Ma nel caso contrario, cioè quella che sostengono altri studiosi, se Rodine con una data di nascita nel 1600, come ancora sostengono in diversi, avrebbe cominciato a dipingere addirittura nel 1623, e tale data dovrebbe dunque essere quella delle due palette minori di Ascona. Anche per Dufay, che mostra un'evidente reattività verso Ribera, la probabile data del debutto romano è sul finire del secondo decennio. Tale reattività è soprattutto attestata dalla Susanna e Vecchioni della collezione Kelliker, che io ho riferito al pittore fiammingo nel 2006. Un'opera che mostra chiaramente la sua dipendenza dall'omonimo dipinto di Ribera, qui in mostra. E non è escluso che anche la Susanna e Vecchioni, eseguita da Manfredi, di cui abbiamo prove documentarie ma non abbiamo il quadro, che purtroppo ancora non riemersa e ricordata nelle lettere del Mancini, potesse rifarsi al medesimo prototipo. Anche in anni più avanzati, Dufay citerà nuovamente Ribera nel Cristo che si mostra a San Giacomo di Schleißheim, un'opera talmente vicina allo spagnolo che verosimilmente è stata la base dell'equivoco per cui negli anni 60-70 del secolo scorso è stato insistentemente proposto il nome di Dufay per l'identificazione del maestro del giudizio di Salomone. Si tratta ad ogni modo di un'opera molto matura di Dufay, fatto che farebbe addirittura pensare a un secondo soggiorno del pittore in Italia. Altrimenti si dovrebbe pensare che l'imprinting riberesco dovette durare nel tempo e riaffiorare negli anni. E che dire di Baburen e di De Haen, che partecipano dell'ambiente Cossida e verosimilmente vengono a conoscere anche in quel contesto i capolavori ribereschi, se non che pure per loro le date della maturazione linguistica, la Cappella della Passione in San Pietro in Montorio, ad esempio, trovano appigli certi solo verso il 1617. Non c'è certezza, infatti, almeno finora, di opere di questo livello qualitativo prima di tale data. E certo, non molto lontano cronologicamente, deve essere situata la Lavanda dei Piedi di Berlino,
o il Cristo fra i dottori della misericordia di Firenze, opere che chiaramente risentono della grande composizione di Ribera, omonima al quadro della misericordia. Non può passare sotto silenzio il fatto che il grande quadro di Ribera fosse nella stessa stanza a Palazzo Giustiniani in cui era collocata anche la lavanda dei piedi di Baburen. Quanto al maestro dell'Accademia di San Fernando, o meglio il maestro del Samaritano, da quando gli ho potuto assegnare altri 4 dipinti, fra cui un bellissimo Buon Samaritano, un pittore che sembra della cerchia Cossida, visti i rapporti che il suo apostolato mostra con Ribera da una parte e con Baburen e De Haen dall'altra. Ecco, vi faccio vedere 6 dei 12 elementi. Questo dovrebbe essere San Matteo. Questo è San Paolo. Questo è San Giacomo Minore. Vedete il rapporto veramente forte con Ribera. Sant'Andrea. San Bartolomeo. San Tommaso. Egli potrebbe essere stato un tramite, questo pittore, con quadri del genere, per far giungere al giovane Velázquez le novità naturalistiche che il suo conterraneo aveva già sperimentato a Roma, in mancanza al momento di altri dipinti qui in Spagna così significativi. Purtroppo non sappiamo quando la serie dell'Accademia di San Fernando è giunta in Spagna e quindi non sono autorizzate congetture troppo definitive. Tuttavia essa può testimoniare che opere di questo livello, se non proprio questa, potessero circolare nella penisola iberica e che Velázquez vi sia entrato in contatto. Sta di fatto che ormai è difficile pensare che la serie degli Apostoli del Sivigliano, di cui come sappiamo rimangono superstiti solo il San Tommaso di Orléans e il San Paolo di Barcellona, sia stata concepita in assoluta indipendenza dal modello di quella Cossida di Ribera. E per quanto riguarda le date del Velázquez più naturalista, in senso, continuiamo pure a dirlo, caravaggesco, ancora una volta 1617-1618 come inizio, sono posteriori a tutto quello che Ribera aveva proposto sulla scena romana. Sia stato il maestro del Samaritano, sia stato Cavarozzi giunto in Spagna nel 1617, già convertito alle novità riberesche, sia stato qualche dipinto del pittore di Jativa, prima di Osuna certo, pervenuto precocemente in Spagna, pare chiaro, almeno ai miei occhi, che tali eventi, o almeno uno di essi, devono avere avuto un ruolo fondamentale per la maturazione di Velázquez a Siviglia. Con questo breve giro di orizzonte, che mi pare possa essere sufficientemente stimolante, non voglio dire che tutto quanto accade a Roma, ma forse anche come ho evocato, tutto quanto accade a Roma dal 1615 in poi, per quanto riguarda il linguaggio di ascendenza caravaggesca, sia da far risalire a Ribera. Ciò significherebbe che non tengo conto del ruolo sicuramente importante avuto da Cecco del Caravaggio e da Spadarino, ma certo anche da Manfredi e da Hontorst. Tuttavia pare indubbio, i dipinti sono lì a dimostrarlo, come le novità di Ribera siano state rivoluzionarie, specialmente per quanto riguarda la scena orizzontale. Due grandi prototipi in questo e due nuove iconografie definitivamente messe a punto sono la Negazione di San Pietro Corsini e il Cristo fra i dottori, ma certamente anche la Resurrezione di Lazzaro offre simili motivi compositivi decisivi. Appunto, la scena orizzontale con grandi figure disposte in movimentati atteggiamenti legate da sentimenti forti e virili, e chiaramente è fondamentale anche, appunto, iconografie nuove e importanti che lui presenta sono anche, come si è detto, le immagini degli apostoli. Di santi, questo è il Santo Stefano di Malta, di filosofi, campeggianti monumentali nel violentato spazio del supporto.
e pare anche indubbio come esse abbiano avuto più rilievo e importanza per lo sviluppo della pittura a Roma di qualsiasi altro artefice contemporaneo allo spagnolo attivo, cioè prima della metà del 1616. Per quanto mi riguarda, continuo a rimanere sbalordito e soggiogato di fronte alle furiose novità del Cristo fra i dottori di Langres, eseguito probabilmente nello stesso anno giù di lì dello Sdegno di Marte. Oh, che è successo? Non tutto, vabbè. Non c'era, no, ma non c'era immagine della foto, però adesso non possiamo più tornare indietro, mi sembra. Vabbè, dipinto nello stesso momento appunto dello Sdegno di Marte di Manfredi, che se ve lo ricordate l'abbiamo visto prima, che è un quadro insomma ancora legato molto al primo decennio, ancora legato al Caravaggio degli inizi, quindi voglio dire insomma c'è un'enorme differenza nello stesso anno con quanto fa Ribera con il Cristo fra i dottori giustiniani. Se si riflette ancora sul piano cronologico si vedrà che le opere di Ribera tutte eseguite fra il 1609 e il 1615 restano clamorosamente precoci. Esse si situano praticamente a ridosso rispetto a quelle di Caravaggio, che, ne sono sempre più convinto, avevano influenzato, modificando radicalmente il loro essere pittori, la prima generazione dei caravaggeschi, cioè Baglione, Grammatica, Orazio Gentileschi, Artemisia e naturalmente coloro che con Caravaggio dovettero vivere a stretto contatto, cioè Manfredi, Spadarino, Cecco del Caravaggio e, secondo la mia ipotesi audace, che vedrebbe arrivare Ribera a Roma ancora nel 1604-1605, anche il pittore di Hativa. Pare evidente, lo affermiamo ormai da decenni con una visione pan-caravaggesca sicuramente eccessiva, come l'influenza di Caravaggio, soprattutto certo come metodo di lavoro, ma anche come scelta di un linguaggio e ricorrenza di impostazioni compositive e di iconografie, sia determinante su questi artisti. Ma nel secondo decennio, dopo l'avvento in autonomia di Spadarino, di Cecco, di Manfredi e soprattutto di Ribera, per me non è più così. La seconda generazione di pittori interessati al naturalismo, quella che arriva in massa a Roma nei primi anni del secondo decennio, richiamata dalla possibilità di lavorare e di arrivare alle commissioni senza sfibranti e forse eterne permanenze nelle botteghe altrui, si appoggia ai nuovi modelli offerti appunto dagli epigoni della cosiddetta scuola del Caravaggio. Si vedono benissimo in questi artisti, a seconda delle preferenze, gli ascendenti di Cecco, di Spadarino, di Manfredi. Ribera, secondo me, è qualcosa di più. Lui rinnova completamente anche le iconografie, fornisce un linguaggio irruento e nuovo, agitato e prepotente, che avrà influenza anche su Lanfranco, mi pare chiaro. Credo cioè che la seconda generazione non guardasse più direttamente al Merisi come una fonte ispiratrice di composizioni, ma vi riconoscesse sicuramente colui che aveva offerto un metodo liberatorio e rivoluzionario, di breve durata storica, ahimè, ma abbagliante. Quindi lo riconoscesse chiaramente come il padre di un metodo. Perché nel frattempo erano diventati altri modelli che con grande fecondità venivano forniti e quelli di Ribera erano di gran lunga i più fecondi. Insomma, voglio concludere come ho concluso anche il mio saggio in catalogo. Per le generazioni di artisti del secondo e poi del terzo decennio giunti a Roma, attirati dalle possibilità offerte al mestiere di pittore dal nuovo approccio naturalistico, forse si poteva anche fare a meno di conoscere i grandi testi originari di Caravaggio. Ma per tutti quegli artisti era di certo indispensabile misurarsi con i grandi prototipi di Ribera, perché quelli erano ormai il nuovo e da essi si potevano ricavare fondamentali e aggiornati stimoli figurativi e stilistici. Grazie.